siamo qui con la professoressa Ferrari, componente AIDA, corretto? Esatto. E cos'altro? Insegno diritto processuale civile all'Insubria, che è una splendida università sul lago di Como, che ha sede sia a Como che a Varese. In realtà faccio l'avvocato, mi occupo di proprietà intellettuale, sono socia di Siedas, sono nel comitato di redazione di AIDA, gli Annali Italiani in materia di diritto d'autore e della cultura e dello spettacolo. Devo dire che questi due giorni sono stati veramente molto interessanti, penso che siano stati una giusta fusione tra il diritto, l'arte, la cultura in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo sentito esponenti delle istituzioni, abbiamo sentito artisti, abbiamo sentito giuristi, in una certa misura per un giurista è un momento un po' particolare, perché è un po' un vedere, come diceva prima Fabio, il bello declinato nell'ambito del diritto. Se dovesse raccontare in sintesi davvero l'argomento principale di questi due giorni, qual è stato secondo lei? Secondo me le modalità di tutela dell'arte da parte del diritto, quindi le interazioni proprio fra arte e diritto, arte intendendosi per tale le arti, quindi in tutta la multidisciplinarità che le caratterizza. Quali saranno le priorità per i prossimi mesi del Siedas? Ho detto che lei è socia del Siedas e si occupa di un sacco di cose all'interno dell'associazione. Io spero che riusciremo a da un certo punto di vista a far crescere sempre di più la rivista italiana di diritto delle arti e dello spettacolo. Oggi ci sono tante altre realtà, ne abbiamo sentito parlare questa mattina. Devo dire che la rivista ha delle sue peculiarità. Dall'altro lato spero anche che ci sia la possibilità di emergere in questa multidisciplinarietà, in particolare seguendo un po' anche quanto diceva Fabio Della Versana, un po' cercando di rendere più coesi l'accademia inteso come l'università e le accademie con tutte le loro peculiarità. Grazie, grazie mille. Prego.